Esatto, questa è la terza edizione quest'anno di questa campagna educativa itinerante che si chiama Una vita da social, che è stata fortemente voluta dalla Polizia di Stato con l'intento di girare l'Italia e incontrare il maggior numero di giovani al fine di renderli più consapevoli su quelle che sono le conseguenze di azioni che apparentemente sono soltanto virtuali, ma che in realtà hanno appunto conseguenze reali sulle loro vite di tutti i giorni. Quali sono le leggerezze maggiori che commettono i giovani, ad esempio fornire a sconosciuti dati sensibili? Esatto, cioè ahimè i ragazzi vogliono condividere tutto ciò che gli accade, e invece noi cerchiamo di far capire loro che internet deve essere qualcosa che integra la loro vita ma non la sostituisce, e poi soprattutto gli diciamo di essere gelosi della loro privacy, della loro intimità in particolar modo, perché un fenomeno che ahimè si sta molto diffondendo è il sexting, cioè vale a dire l'abitudine di diffondere immagini personali intime della propria vita di tutti i giorni agli altri coetanei.